Detesto gli hotel di tendenza, dove il design è a scapito del viaggiatore. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Buongiorno, sapete che mi capita spesso di viaggiare, viaggio molto per lavoro, ho ripreso a viaggiare dopo quasi 15 mesi di blocco pandemico, abbiamo ripreso ad andare in giro e capita ogni tanto di finire in alberghi bellissimi, ma totalmente privi di praticità. Di quel rispetto per il viaggiatore che ha bisogno non soltanto di essere in un bel posto, ma anche in un posto comodo, un posto dove ci sia la possibilità di srotolare il rotolo della carta igienica senza fare il contorsionista, dove ci sia modo di mettere gli asciugamani senza dover attraversare grondanti il bagno per trovare l'accappatoio con il quale asciugarsi dopo la doccia, dove poter dormire spegnendo con facilità l'interruttore, dove poter lavorare senza fare il contorsionista per mettere la spina da qualche parte nascosta, perché altrimenti se la mettevo lì in evidenza non era così bello, non era così efficace. Questi luoghi dove il design prevale sulla praticità. Ma non voglio parlare di alberghi, ma di qualcos'altro. Voglio parlare evidentemente di quello che alla fine andiamo a scegliere. Scegliamo l'apparenza o la sostanza? O magari una sostanza fatta di apparenza anche, che abbia una bella apparenza, ma che non trascuri l'essenziale. Perché l'essenziale alla fine è quello che sono, non quello che appaio. Ora, detto da qualcuno che fa il caffè tutti i giorni e che è molto attivo sui social, sembra quasi una presa in giro, perché apparenza ne ho tanta. Ma ho la pretesa, anzi qui ve lo chiedo, di avere anche una sostanza, di non fare questo soltanto per poter attrarre, perché devo curare il mio personal brand, ma perché credo che nel fare questo alla fine sto dando un valore a coloro che mi ascoltano, fosse anche per sottrazione, per dire non fare come quell'imbecille di Paolo Pugni, ma qualcosa che mostri genuinità, onestà intellettuale, che mostri piacere. Chiaro che non sto dicendo che altri che lo fanno non l'hanno, questo tipo di onestà intellettuale, ci mancherebbe altro. Sto soltanto dicendo che per me è significativamente importante mettere insieme questi due elementi. Una fondamentale sostanza avvolto anche in una buona apparenza, perché altrimenti anche la mancanza totale di apparenza, una sobrietà che non è sobrietà ma diventa miseria, finisce per essere irritante e irrispettosa per chi mi ascolta. Sostanza dunque sì, ma anche ben messa, ben rappresentata. E quindi lascio a voi tutte queste domande. Quali sono dei casi in cui la sostanza è stata negata da un'apparenza eccessiva? Quando vi siete trovati a dover lottare più con la praticità che con la bellezza del design? Qual è la cosa che vi rende più soddisfatti in quello che fate e che vedete degli altri? E mi sa che domande ne ho fatte fin troppe. Buongiorno e buon caffè.